Ma buongiorno, da quanto tempo dicevamo, dai Ele, apriti YouTube e adesso lo apriamo. E oggi infatti volevo fare con voi il trucco semplicissimo e il mio di tutti i giorni, quindi che utilizzo per andare al lavoro, quando esco alle 4 per andare dalle spose. È super semplice, 6 prodotti in tutto, anche più riutilizzabili, quindi che è quella la skills, vuol dire avere prodotti che si possono utilizzare anche per più cose. E vi lascio il video. Completamente struccata perché oggi con un vero primissimo video di YouTube realizziamo il mio make-up semplicissimo di tutti i giorni, quindi vado a raccogliermi i capelli in modo che non ci diano fastidio con questo sobrissimo cerchietto, visto che si avvicina anche la Pasqua. Inizio con la base. Ho utilizzato per detergere il viso questa mousse detergente, super delicata ma adatta anche alle pelli sensibili perché va a rimuovere tutte le impurità ma lascia comunque idratazione, ed è questa, è una mousse detergente ed è di Snap. Per l'idratazione invece, dopo la mia mousse, ho utilizzato questo siero, l'acido ialuronico, che ha tre pesi molecolari, quindi alto, medio e basso. È importante, ne parleremo in un altro video se vi interessa, perché scegliere un acido ialuronico con tre pesi molecolari ci aiuta a dare proprio un effetto più rimpolpante, quindi adatto a tutte le età. Poi ho messo la mia crema viso, che è questa, è Joe, e questa è la crema idratante, anche perché fa ancora freschino, quindi ho bisogno di un'idratazione un po' più corposa ma senza andare ad essere troppo pesante per il mio viso. E invece, come balsamo tutto in uno, io mi trovo molto bene su questo, con le labbra me le riparo in un attimo, anzi le metto ancora un pochettino. Va proprio applicato pochissimo prodotto, è molto corposo quindi si scalda poi con il calore, e vado ad applicarlo sulle mie labbra. Con l'inverno, tra l'altro, è sempre un problema. Invece, una buona idratazione ci serve, oltre a mantenere la pelle perfetta e intatta, ci aiuta anche a sentirla più confortevole. Non so se avete mai provato la sensazione di pelle che tira tantissimo, soprattutto quando c'è il vento, ma è terribile. Quindi cerchiamo di idratare il più possibile, cerchiamo di idratarlo. Inizio poi con il mio make-up, sarà super semplicissima perché è proprio quello da 5 minuti, teniamo il conto dell'orologio perché è proprio super easy. Vado a mettere lei, che è la BB Cream di Misha nella colorazione numero 23, e ne basta veramente pochissima perché va spalmata bene bene e lavorata con le mani, perché appunto il calore aiuta a distendere il prodotto e ha veramente una coprenza, soprattutto se soffrite di rossori e avete la pelle molto sensibile. È super super consigliata, io lo utilizzo da 3 anni, da quando l'ho scoperta, ma guardate la differenza, è sempre, sembra super liftata e anche al tatto è molto molto leggera, però copre veramente bene, e ha anche la protezione solare 42, quindi vi aiuta anche in tutto l'anno ad essere sempre ben protette, perché ricordiamoci, nulla come i raggi solari ci danneggiano la pelle, quindi noi vogliamo rimanere ben giovani anche se abbiamo questa carnagione così, come dire, da vampiro. Ma ci aiuta assolutamente a mantenere la nostra pelle ben idratata. Vado, una volta spalmata per bene, proprio a scaldare il prodotto, lo tampono in modo che si unisce perfettamente alla mia pelle. E vedete, in un attimo la super coprenza, ma vi assicuro che è molto molto delicata sul viso, non sentite la base troppo pesante ed è super confortevole per tutta la giornata. Dove c'è necessità, avete visto come ha coperto anche il rossore del naso, perché questo periodo diciamo che è parecchio irritato. Vado a prenderne ancora un pochissimo, guardate, proprio super super poca, e la scaldo bene e vado proprio nella zona anche del contorno occhi, perché ha la formulazione che è indicata anche per queste zone. Quindi non ci andrà a segnare il contorno occhi, che dopo i 30 è sempre un po' problematico. E vado appunto a tamponare. Contorno occhi invece, non voglio un correttore perché comunque non mi piace avere un effetto troppo piatto.
mi piace comunque che si vedano le ombre naturali della propria dell'occhiaia, però non così tanto, quindi utilizzo lui, che è un contorno anche colorato di Emité. È la colorazione 102, io mi trovo veramente molto molto bene, perché va a coprire, e lo faccio prima su un occhio, va a coprire ma va anche a idratare la zona e illumina, senza però avere appunto troppa coprenza o troppa pastosità. Vado appunto a sfumare sempre con il calore e vedete la differenza, come pochissimo prodotto ma illumina molto, cioè risulta molto più aperto e è sottilissimo come texture, quindi vedete ancora la grana della vostra pelle, quindi super super delicato, ma va proprio a mimetizzare l'occhiaia e idrata. Vado anche sull'altro occhio, sempre pochissimo. Soprattutto concentriamoci nell'angolo interno, perché le carnagioni molto chiare, l'angolo interno è sempre un po' problematico, perché risulta molto bluastro. Invece quello che vogliamo proprio correggere è l'ombra, dando a illuminare senza eccedere, ma non avere troppo spessore sul nostro occhio. Voilà. E come base direi che ci siamo. Pettino le sopracciglia, le vado solo a pettinare, non vado a ricostruire se non solo con un po' di ombretto, in modo da mantenerle il più naturali possibile. Anche perché sto utilizzando un siero e devo dire che da anni 90 c'è un pochettino più di volume. Vado con il pennellino angolato a creare una sorta di ombra. Quindi non voglio ricreare i peletti, ma voglio solo creare un'ombra. Quindi in questo caso servirà assolutamente una terra o un ombretto freddo e opaco. Quindi anche quella del contouring, se non è troppo aranciato, va benissimo. Riprendo poi lo sfumino, andiamo a sfumare. Sfumare per chi vuole un look super naturale è proprio il mantra. E visto che già è in mano la nostra palettina di Essence, tra l'altro questa è della colorazione numero 01, quindi per le pelli super super chiare, vado con un pennello, questo è di Maybelline, vado a creare un po' di 3D sul mio viso, quindi vado a scolpire un po' lo zigomo, non lo porto troppo a contouring, ma voglio giusto ricreare le ombre naturali del mio viso, in questo modo, e li vado a sfumare anche sullo zigomo. E sfumo poi verso il collo. Blush invece, prendo lei, la mia palettina preferita anche per quanto riguarda il set, ed è questa di Nip & Up, e vado a prendere Cocktail e Flamingo e vado ad applicarlo sullo zigomo. Tra l'altro questo è proprio il mio everyday makeup, perché proprio quello che in 5 secondi si crea. Qua tra l'altro sta spuntando anche un ospite, così, improvviso. È normale, ragazze, non sempre la pelle è super perfetta, esiste solo in Photoshop. Sempre con lei, con la mia palettina, vado a prendere poi un pennello e vado ad applicarlo leggermente anche sulla mia palpebra, proprio in questo modo, nella piega dell'occhio. Sempre lo stesso color che abbiamo utilizzato anche per il blush, quindi Cocktail e Flamingo. E vado a creare questa ombreggiatura però più rosata, in modo da avere un look super naturale. Riprendo la mia terra del contouring e vado la mia sfumatura, in questo modo.
Non lo voglio luminoso, quindi lo voglio proprio super super classico, e in caso se dovesse esserci qualcosa di particolare, magari in un secondo momento a metà mattina posso aggiungere comunque del luminoso proprio in questa parte. Vi faccio vedere com'è, nel senso che potete poi scegliere se portarlo così in modo super easy, se portarlo così in modo super easy, quindi con il mascara e basta, quindi con questi toni che si riprendono anche nel resto del vostro viso, oppure aggiungerci anche un tocco di luminoso. Quindi possiamo proprio applicarne pochissimo in questo punto. Potete scegliere voi se metterlo luminoso, cremoso oppure in polvere. Io lo porto proprio super super basso, quindi dove ho le mie attaccature delle mie ciglia. Se lo applico troppo in questa zona rischia di chiudermi ancora di più lo sguardo, invece in questo modo voglio che risulti proprio molto più aperto. Vado a piegare le ciglia e poi mascara, vado ad applicare lui, che è il mascara che riesce a incurvare anche le mie ciglia che sono piccoline e molto corte, ed è quello di Anastasia Beverly Hills, e vado ad applicarlo bene alla radice e poi anche alle punte. Non indosso tutti i giorni le ciglia finte, quindi questo è quello che il mascara al massimo può fare. Vedo sempre dei video con le ciglia super lunghissime delle ragazze. Ci siamo anche noi, cioè noi portatrici sane di ciglia super corte, chiare, e questo è quello che riusciamo a ottenere con il mascara. Vado a prendere il mio pennellino che ho utilizzato prima per le sopracciglia, quindi super pratico, e vado proprio a sfumare un pochettino la bordatura in questo modo, lo rendo molto più morbido e sembrerà una sorta di matita. Sembrerà appunto una sorta di matita sfumata. Vado a riprenderlo anche in questo lato, tocco di rosso sulle labbra e di pompon make up, e allora provo a tamponarlo sulle labbra. Non deve essere perfetto, vogliamo un effetto sfumato. In questo modo, tampono. E voilà, ragazze. 6 prodotti, 5 minuti al volo ed è perfetto. Per andare al lavoro vi dura tutto il giorno, soprattutto se applicate, come vi ho spiegato, la base. Ed è veramente un trucco su cui potete partire da qui. Super base, 2 pennelli in tutto, ma rendono. Questo è l'effetto, quindi super super naturale. Togliamo anche le nostre orecchiette. Eccomi qui con i capelli sciolti, questo è il look finito, vedete come i colori si riprendono in tutto il viso ma senza essere troppo presenti, la base è veramente naturalissima e vedete anche che il glow arriva dalla nostra pelle grazie anche a una buona skincare. Come dico sempre anche sugli altri social, non esiste make-up migliore che avere cura della propria pelle, quindi io vi saluto, grazie per aver visto questo video, anche se è stato super caotico, ma volevo pubblicarlo proprio per sbloccare la situazione, perché YouTube è sempre stato un mio pallino, ma non mi ero mai cimentata, quindi dopo aver fatto tutti i social, perché davvero tutti li ho provati, ho detto ritorniamo alle origini con YouTube. Quindi grazie per essere stata con me e ci vediamo al prossimo video, ciao!